Siamo di nuovo insieme, ragazzi, e vi do il benvenuto anche oggi. Voglio iniziare subito il video ringraziandovi per l'affetto e il supporto che date sia al mio canale YouTube ma anche alla mia pagina Instagram. Mi raccomando, continuiamo sempre così, perché questo mi permetterà di pubblicare per voi tutorial e video ricette davvero gustose, come quella di oggi, perché oggi faremo una rivisitazione di qualcosa di orientale, un primo orientale, ovvero il Pad Thai. L'avete mai assaggiato? Vi assicuro che è molto buono. Mi mancava ancora di pubblicare qualche video ricetta orientale, ma oggi partiamo da qualcosa di semplice per poi magari arrivare a qualcosa di un pochino più elaborato o complicato. Quindi, siete curiosi di vedere come andarla a realizzare questa ottima ricetta? Allora non ci resta che metterci al lavoro, perché i fornelli ci aspettano. Andiamo quindi a svelare gli ingredienti, cominciando da 120 g di noodles di frumento, ma potete benissimo utilizzare anche quelli di riso, del peperoncino, qui abbiamo il cipollotto, l'erba cipollina, delle mazzancolle fresche sgusciate, uno scalogno, mezza carota, mezza zucchina, un uovo, qui abbiamo 40 g di germogli di soia, un pezzettino di zenzero fresco, che questo è molto buono, dell'olio di semi di girasole e 20 g di salsa di soia. Vediamo qual è la prima preparazione da fare. Ci portiamo avanti con il primo procedimento. Ho preparato la pentola con l'acqua dove cuoceremo i noodles, accendo il fuoco e aspetto che giunga a bollore. Continuiamo con l'uovo. Lo dobbiamo sbattere perché dobbiamo fare una frittatina. Poi taglieremo. Non ci mettiamo, come avete visto, né sale né pepe e nessun'altra spezia, perché questa la mettiamo in padella semplicemente così. Con l'uovo ci siamo. Tramite un fornello ad induzione scaldiamo una padella. Ho messo un po' di olio di semi, questo poi lo utilizzeremo, quello che avanza, per la cottura delle verdure. Cuoceremo tutto quanto qui, quindi vado ad inserire proprio l'uovo per fare la frittatina. Nel frattempo che si cuoce la frittata, vado a pulire le verdure, cominciando dallo scalogno. Mi sono preparato una boule, quindi il consiglio che vi voglio dare è di farlo anche voi, così possiamo mettere tutte le scorie, perché ce ne saranno un pochino, perché ci sarà anche, vedete, la barba del cipollotto, ci sarà da togliere tutta la parte delle scorie anche della carota e della zucchina. Allora, cominciamo a pulire, abbiamo detto, lo scalogno, lo andiamo a tagliare anche grossolanamente, non c'è bisogno di farlo molto fine. Fate come me, così vedete che anche il risultato è quello di, diciamo, un pad thai molto rustico, che è anche più apprezzato. Con lo scalogno ci siamo, intanto controlliamo sempre che il nostro uovo non si bruci, la nostra frittatina non si bruci, e continuiamo con il cipollotto. Gli andiamo a togliere tutta questa barba, magari la tagliamo in due perché la boule è piccolina, togliamo anche la parte dietro, e questo noi lo tagliamo ad anellini, anche questo molto grossolano, Anche con il cipollotto abbiamo terminato. Vediamo a che punto è la frittata. Io la lascerei ancora qualche secondo, perché altrimenti se la vado a girare ora si potrebbe rompere. Quindi facciamo questo. Prendiamo la nostra bella zucchina, togliamo la parte dietro e io vi faccio vedere. Allora, voi potete decidere di tagliarla come più volete, però io vi consiglio di fare questa cosa, di andare a tagliare a listarelle, in questo modo, vedete? Perché gli diamo, diciamo, anche al piatto ovviamente una struttura, Vedete? Queste sono delle listarelle più o meno fini, però vi faccio vedere, totalmente come viene fuori. Andiamo a tagliare anche a metà da questa parte e ulteriormente a metà, e otterremo questi bastoncini. Ultimiamo con la zucchina, sempre controllando che la frittata non si bruci, e poi andiamo avanti con gli altri ingredienti. È arrivato il momento. Giriamo la frittata. Ok, e continuiamo. Finisco con la zucchina e andiamo con la carota. Il vantaggio di prepararsi tutti quanti gli ingredienti prima serve proprio a velocizzarci nella preparazione, perché ovviamente poi ci accorgeremo che gli ingredienti via via andranno messi in padella. Con un pelapatate, per aiutarci, togliamo
tutta la scorza, tutta la buccia, che non è ovviamente edibile. E anch'essa la andiamo a tagliare a listarelle. Sempre lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima. Anche questa la suddividiamo a metà e poi di nuovo a metà e la mettiamo da parte. Nel frattempo la frittata è pronta, quindi spengo il fornello ad induzione. Ora che abbiamo terminato con la carota, vado a prendere subito la frittata, perché abbiamo detto che la padella ci servirà per cuocere tutti gli ingredienti. Quindi la vado a tagliare praticamente a listarelle. La suddivido a metà, poi ancora a metà e la taglio in questo modo. Anche lei in maniera molto grossolana. E anche quest'altro ingrediente è pronto e ci siamo. Nel frattempo togliamo la boule dove ci sono le scorie, che non ci serve ovviamente più. Riaccendiamo il nostro fornello ad induzione e vado a mettere il restante olio che c'era avanzato. Ora che si scalda, come state vedendo, noi andiamo a mettere per prima cosa le due parti che daranno il sostegno e quindi il gusto principale al nostro pad thai. Quindi mettiamo lo scalogno ed il cipollotto. Per prima cosa andiamo a mettere le carote, perché sono quelle che ci mettono di più a cuocere. Le verdure sono parecchie, ma ci vuole ovviamente ordine e a gradi andremo ad inserirle nella padella, perché altrimenti viene fuori una cottura sfalsata. Mi sono preparato un coperchio e cuociamo in questo modo. Nel frattempo ci prepariamo anche l'erba cipollina, perché una parte la metteremo in cottura, l'altra parte quando andremo a saltare tutto quello che abbiamo preparato insieme ai noodle. Mi raccomando, anche questi molto fini. Anche con l'erba cipollina ci siamo. Ora facciamo questa cosa: togliamo il coperchio, stiamo sempre attenti a non far bruciare la verdura e andiamo ad inserire la zucchina in questo modo. Dopodiché rimetto il coperchio, attendiamo che le verdure comincino a cuocersi, ma lasciamole, mi raccomando, belle croccanti, e poi piano piano andiamo ad inserire gli ultimi ingredienti rimasti. Io sono andato a mettere, ragazzi, anche mezza tazzina d'acqua all'interno della padella, richiudendo il coperchio, perché il fornello ad induzione fa molto in fretta a far evaporare l'acqua che è presente nelle verdure. Quindi facciamo questa cosa. Come vedete si stanno cuocendo per bene. Andiamo a mettere, abbiamo detto, una parte di erba cipollina, perché cominciamo ad aromatizzare il nostro sughetto. Poi una parte di salsa di soia, il peperoncino, le nostre mazzancolle e un paio di manciate, anzi una manciata, di germogli di soia, insieme alla frittatina che abbiamo preparato. Perché non abbiamo messo sale nell'uovo? Perché ovviamente il sale, la salinità, gliela darà la salsa di soia. Sono trascorsi circa 3 minuti da quando ho inserito gli ultimi ingredienti, quindi vado a mettere gli ultimi germogli di soia rimasti. L'erba cipollina no, la mettiamo solo dopo, quando andremo a mettere i noodle. Ma questa sì, cioè la salsa di soia che era rimasta. E che cosa faccio? Faccio una cosa un po' particolare. Al fine di mantenere la croccantezza degli ultimi germogli che abbiamo inserito, spengo il fornello, perché comunque noi abbiamo tutto pronto, e rimetto il coperchio. Il vapore contenuto all'interno permetterà di ultimare la cottura. L'acqua bolle, quindi andiamo a mettere i noodle. Andiamo a vedere come fare. I noodle cuociono a fuoco spento, non ci vuole la fiamma viva sotto la pentola, quindi una volta che è cominciato il bollore ho messo il sale e ora vado ad inserire, quindi metto in ammollo proprio i noodles in questo modo. Sulla confezione c'è scritto di tenerli per 5 minuti, però come sapete io delle confezioni mi fido il giusto, quindi vi consiglio di tenere per 4 minuti in ammollo i noodles, perché poi l'ultimo minuto lo andiamo a recuperare saltando tutto quanto in padella. Quindi 4 minuti.
Mentre i noodle si stanno ritratando, ragazzi, io sono andato a grattugiare l'ultimo ingrediente rimasto, ovvero lo zenzero. Quindi richiudo e attendo che appunto completino la loro idratazione, la loro cottura in noodles. Ho tenuto da parte anche un pochino d'acqua di cottura, che così, insomma, riusciamo a girare e a saltare al meglio. Mancava l'ultima parte di erba cipollina. Questo poco ce la teniamo per la decorazione. Andiamo a girare e poi impiattiamo. Ho preparato questo bel piatto orientale, manca come ultima cosa di mettere un pochino di erba cipollina. Ed ecco qua, ragazzi, dopo aver preparato delle belle bacchette che acquistai all'Expo del 2015 a Milano, questo è il risultato. Vi piace? Oggi non voglio fare con voi la prova dell'assaggio, proprio perché, insomma, nei commenti vorrei che mi diciate voi come vi è venuto e se avete avuto, diciamo, difficoltà oppure no. Quindi, mi raccomando, un bel like, perché mi serve per il posizionamento, se apprezzate quello che faccio, un commento, non siate timidi, per sapere appunto se vi è piaciuto questo bel piatto come primo piatto orientale o fusion, e mi raccomando iscrivetevi alla mia pagina Instagram, perché come sapete rimanete aggiornati in quel modo su tutto quello che faccio. Quindi da Chef Fabio e dalla Cucina per Tutti ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.